Ciao a tutti, io sono Mimmi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se avete visto il video della settimana scorsa, sì, sono truccata e vestita identica perché li ho registrati lo stesso giorno, ma noi faremo finta di niente e andremo avanti. Il video di oggi sarà molto ricco di informazioni, motivazione e spiegazioni, quindi io consiglio vivamente la visione di questo video con carta e penna e di condividere questo video con amiche, amici che hanno delle collezioni beauty, make-up, skincare, tutto enormi e che devono trovare un metodo per utilizzare di più le cose che hanno, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando, guardatelo fino alla fine. Su con l'attenzione perché qua c'è un sacco di cose di cui dobbiamo parlare. Non è la prima volta che sul mio canale parlo di minimalismo beauty, di smaltimento prodotti, di Project Pan, insomma, lo sapete. Trovate la playlist a questa rubrica sotto tutti i miei video. È un link fisso che trovate sempre, in modo tale che se avete perso qualche video di questa rubrica potete sicuramente recuperarli in quel modo. Però appunto per chi è capitato un po' per caso su questo video e non ha visto gli altri, cerchiamo di mettere un punto su alcune cose. Per esempio, che cos'è il Project Pan o il progetto smaltimento prodotti? È un metodo per utilizzare maggiormente le cose che avete. Utilizzarle maggiormente o addirittura finirle, tenendo progresso di tutti i piccoli passaggi che ci portano a finire un determinato prodotto. Se ti stai chiedendo, per esempio, perché dovresti farlo, il primo motivo che mi viene in mente è quello di non sprecare soldi. Questo perché quando noi compriamo dei prodotti, che siano make-up, skincare, spendiamo comunque dei soldi e se quei prodotti li lasciamo lì a marcire e non li utilizziamo, stiamo un po' sprecando i soldi. Soprattutto riguardanti i prodotti beauty, che sono prodotti da consumo, se io compro una cosa è perché la devo usare, non la compro tanto per. Due, per non far scadere i prodotti. Quante volte vi è capitato di declutterare un prodotto perché era scaduto e non avete fatto in tempo ad utilizzarlo? Ecco. 3. Se vi capita di declutterare un prodotto scaduto che è ancora pieno, state generando comunque rifiuti potenzialmente inutili. Un conto è finire il prodotto, magari pulire tutta la confezione e riciclarla negli opportuni modi, a seconda del materiale del packaging, buttare un prodotto completamente nuovo, così potenzialmente è un rifiuto inutile. Spero che mi state seguendo e spero che sto dicendo cose corrette. Quando iniziate a fare Project Pan, secondo me, la prima cosa che dovete fare è domandarvi qual è il vostro obiettivo, quindi perché lo state facendo, per raggiungere quale scopo. Sono anni che io faccio Project Pan dal 2018 e per esempio il mio obiettivo è quello di sfruttare di più le cose che ho e ridurre le dimensioni della mia collezione. Non le ridurrò mai al minimalismo vero e proprio, perché comunque sono un'appassionata di beauty e quindi è normale che continuerò comunque a comprare cose nuove da provare, eccetera. Però se io riesco comunque a comprare e finire delle cose, il numero dei prodotti che ho non aumenterà mai in maniera esponenziale, ma rimarrà comunque sempre un minimo contenuto, perché se compro cose nuove e finisco altre cose, il numero più o meno rimane sempre quello. Nel corso degli anni ho visto veramente tantissime persone con tantissimi obiettivi diversi, per esempio quello di ridurre le dimensioni della propria collezione, più o meno quello che faccio io, però ci sono persone che proprio la vogliono ridurre all'osso e quindi avere tipo un prodotto per categoria, quindi un fondotinta, un correttore, una cipria, un blush, una terra, eccetera, eccetera, eccetera. Alcune persone lo fanno per esempio per diventare cruelty free e quindi concentrano i loro progetti smaltimento prodotti su tutti quei prodotti che non sono cruelty free in modo da non sprecare i soldi e quindi comunque utilizzarli, ma semplicemente appunto non comprare più quei prodotti di quei brand in modo tale da rimanere solo con i prodotti cruelty free. Un altro motivo che mi potrebbe venire in mente è: avete deciso che la vostra collezione deve essere solo made in Italy e quindi volete concentrarvi su tutti i prodotti di brand stranieri e quindi, che ne so, dedicate i vostri progetti di smaltimento ai brand stranieri in modo tale che vi rimangono solo prodotti italiani. Questo è un obiettivo molto estremo a mio avviso, è giusto per farvi un esempio di quali possono essere i vostri obiettivi. Quando mi sono messa a scrivere questo video, mi è venuto
in mente di dirvi anche, secondo me, quali possono essere i benefici che una persona può trarre dal Project Pan, perché giustamente per impegnarsi, stare lì, utilizzare il prodotto, cercare di finirlo, ci vuole della motivazione, parliamoci chiaro, ed è giusto che molte persone, perché ricevo anche tantissimi messaggi su Instagram che mi chiedono: ma chi te lo fa fare? Metterti là a usare il prodotto, a cercare di finirlo, eccetera, perché è un po' uno sbattimento. Su questo siamo tutti d'accordo, perché i prodotti non è che finiscono così, i prodotti finiscono se li usiamo tanto. Riflettendo un po' su quella che è la mia esperienza, i benefici che personalmente io ne ho tratto, il primo è sicuramente che finendo un prodotto non solo riesci a capire fino in fondo il prodotto in sé, perché quante volte vediamo video di first impression e poi magari dopo un po' di tempo quel creator che ha fatto quel video sulla first impression vi dice che la sua first impression è totalmente cambiata. Questo perché più uno usa un prodotto e più lo comprende meglio, capisce come si usa, come può reagire sulla nostra pelle, se ci piace, se non ci piace, eccetera. Ma allo stesso tempo una cosa che io ho notato è che finendo i prodotti ho imparato a conoscere anche me meglio, perché se io riesco ad utilizzare un prodotto fino alla fine, sono certa che alla fine di quel prodotto avrò capito se mi piace e quindi posso o riacquistare quello o comunque riacquistare un prodotto tipo quello, oppure non riacquisterò mai un prodotto così perché proprio non fa per me, quindi no grazie. Solo nel lungo termine si capiscono queste cose, e quindi solo quando uno usa veramente tanto un prodotto, tanto da finirlo, riesce a capire se va bene per noi, se non va bene per noi, se ci piace, se non ci piace, eccetera. Un altro beneficio, e non so perché sto facendo così perché sono quattro, ma il secondo, una volta che finisco un prodotto e capisco se questo mi piace o no, ovviamente di conseguenza tutti i miei acquisti futuri saranno condizionati dall'aver finito quel prodotto, perché se capisco che, vi faccio un esempio, i primer occhi trasparenti e quindi senza pigmento non mi piacciono, io non li acquisterò più e quindi di conseguenza andrete a risparmiare, eviterò di sprecare soldi comprando una cosa che non andrò ad utilizzare, andrò comunque a comprare una cosa che mi piace, che sfrutterò veramente e che insomma mi darà soddisfazione. Perché il terzo beneficio che mi viene da dirvi è proprio la soddisfazione. Io vi devo dire la verità, ho finito per la prima volta interamente un prodotto da quando faccio project panning, e soprattutto parlo di make up, cioè la prima volta che ne so che ho finito un rossetto liquido. Raga, ma chi è che finisce i rossetti liquidi? Cioè, una roba oggettivamente molto difficile, perché tendiamo ad avere comunque tanti rossetti. Non lo so quanto verrà lungo questo video, ma diciamo che la prima parte è finita. Vi ho detto tutti i motivi per cui dovreste farlo. Se siete arrivati fino a questo punto e siete convinti di farlo, proseguiamo insieme e iniziamo ad andare un po' più nello specifico e iniziamo a capire, ok, lo voglio fare, da dove devo iniziare? Impostazione di un progetto smaltimento prodotti, da dove devo partire? Ve lo dice Mim. Le prime due cose che dovete fare, e secondo me sono fondamentali, potreste anche skipparle, ma secondo me dovreste farle. Già facendo questi due step, entrate nell'ottica, vi assicuro che risparmiate un sacco di tempo, impiegherete un pochino di tempo a fare, però allo stesso tempo ve lo fanno risparmiare dopo. Ora vi spiego. La prima cosa che dovete fare, secondo me, se avete visto il video della scorsa settimana lo sapete, è fare decluttering. Vi dovete mettere lì davanti a tutti i vostri prodotti, guardarli uno per uno. Prima dovete levare tutti quelli che sono scaduti, che sono troppo vecchi, eccetera. Su tutti i prodotti che vi rimangono cercate di fare una divisione, nel senso quelli da tenere che sono ok perché magari sono pure quelli più nuovi, gli altri cercate di capire appunto se regalarli perché magari sono ancora in buono stato, oppure se sono quei prodotti che vi piacciono, che non usate tanto, cioè vi dispiace quasi declatterarli perché li potreste utilizzare un pochino di più, bene. Quelli sono i prodotti dove magari inizierete a fare progetto smaltimento. La seconda cosa che dovete fare è l'inventario. Riconosco che è uno step che potresti anche saltare, per me è fondamentale. Ci ho anche fatto un video qualche mese fa, ve lo lascio su nelle schede, giù nell'info box, in cui vi ho anche dato un template per scrivere l'inventario diviso per categorie,
L'inventario, se non sapete ancora che cos'è, è proprio un inventario, nel senso che dovete mettervi lì e scrivere tutti i prodotti che avete. Mettendo nero su bianco potete veramente capire quanti prodotti avete, quali sono le categorie per esempio più affollate, quindi che ne so, per quanto mi riguarda sono i rossetti molto probabilmente e le palette occhi. Io ho diciamo i contenitori per il make-up tutti trasparenti e ho la make-up collection tutta su un piano, quindi io vedo tutti i miei prodotti. Anche di questa vi ho fatto un video, ve lo lascio su nell'info box, sì, su nelle schede, giù nell'info box. Però per esempio chi ha le fantomatiche Alex, e quindi sono cassettiere chiuse dove voi, a meno che non aprite il cassetto, non vedete quello che ci sta dentro. Sì, ve lo potete anche ricordare a memoria, ma vi assicuro che anche se ve lo ricordate a memoria, ci saranno sempre dei prodotti che vi perdete, che non ricordate di avere. Il terzo step per iniziare a impostare un progetto è la scelta dei prodotti, e qua ce ne abbiamo da parlare, perché è forse la parte più delicata per quanto mi riguarda. Come fate a scegliere i prodotti giusti da mettere nel progetto e utilizzare di più? Non fate il mio stesso errore. Mi è capitato per i miei progetti che facevo, insomma, anni fa, e inserivo nel progetto tutti i prodotti vecchi, cioè i più vecchi che avevo. Mettere solo prodotti vecchi rischia a lungo termine di annoiarvi da morire, e comunque avete nella collezione altri prodotti più nuovi che magari vi piacciono anche di più, che magari usate di meno perché dovete dare la priorità a quelli che dovete finire. Secondo me dovete fare il giusto equilibrio tra prodotti vecchi che volete levarvi, no? E prodotti più nuovi che magari vi piacciono anche di più, in modo tale da essere più o meno soddisfatti sempre. So cosa state pensando, ma io non ce la faccio a mettere quel prodotto che mi piace troppo, non lo voglio finire. Questo è un problema che comunque da quando io ho iniziato ancora ho, ogni tanto pure me lo dico. Vi faccio l'esempio del mio rossetto preferito, ve lo prendo, che è lui, è Madame di Mesauda. Guardate quanto ne manca, cioè veramente poco, e io questo ogni tanto ancora me lo dico, cioè no, non lo voglio finire. Se vi finisce ve lo ricompro, a meno che non si tratta di una limited edition, che posso anche capire perché non la volete finire, non ci devo avere paura o timore di finirlo. Però effettivamente, quali prodotti scelgo in termini di categorie? Scelgo tutti i rossetti, scelgo un po' di ombretti, un po' di illuminanti. Il mio consiglio è: cercate di scegliere prodotti diversi che riescono quasi a darvi tutti gli elementi per costruire una full face. La quantità dei prodotti dipende dai tipi di progetto, e questo lo vediamo più avanti. Un'altra cosa secondo me fondamentale è scegliere il progetto smaltimento in base alle vostre esigenze, ma anche alla vostra esperienza. Io fossi in voi, non mi butterei subito, se è la prima volta che lo fate, su un progetto dove sono coinvolti tanti prodotti e che dura, che ne so, un anno, due anni, perché rischiate di perdervi per strada. Io personalmente ho iniziato con i progetti più brevi, tipo 3-6 mesi, con discreto numero di prodotti, non troppi, in modo tale che potete concentrarvi su pochi prodotti alla volta per un breve periodo di tempo. Finito quel progetto, passate a un altro progetto, altri prodotti, e così avete modo di cambiare un pochino, insomma, di non annoiarvi mai. Per non annoiarsi mai potete fare anche un'altra cosa: potete decidere se il vostro progetto è fisso o rolling. Fisso vuol dire che ne so, io decido che voglio smaltire questi 4 prodotti, quando finirà il progetto io devo averli finiti tutti. Il rolling invece vi dà la possibilità di utilizzare questo prodotto, finirlo, e una volta finito non è che finisce e mi concentro solo su questi 3. Quando finisce questo, in questo caso questo è un fondotinta, posso decidere di inserire un altro fondotinta e quindi andare a rotazione. Di solito i rolling sono quelli che durano tipo un anno. Ecco, se dopo 2 mesi finite un fondotinta, potete inserirne un altro e cominciare a usare quello. Nel rolling si può fare anche che lo usate un po', poi vi stufate, lo cambiate, esce quello e entra un altro, in modo tale che comunque avete sempre almeno un fondotinta nel progetto. Vi ho preso il fondotinta come esempio, ma ovviamente si può fare su tutti i prodotti questo discorso. Finora vi ho solo detto finire il prodotto, ma in realtà siete voi, quando decidete come impostare il vostro progetto, che dovete decidere qual è il vostro obiettivo per quel singolo prodotto.
Questo, per esempio, è un prodotto che voglio finire. Questo, per esempio, è un prodotto che voglio bucare. Questa è una cipria che è pure abbastanza scavata. Bucare intende esattamente questo. Che voglio raggiungere la cialda. È un modo per dire voglio utilizzarlo di più, e raggiungere la cialda vuol dire averlo utilizzato tanto. Tipi di obiettivo che voi potreste darvi su un singolo prodotto: finirlo, bucarlo, quindi raggiungere la cialda. Che so, utilizzarne metà quanto riguarda un rossetto o un prodotto comunque tipo in stick liquido, anche essere utilizzarlo fino a metà. Il quarto tipo di obiettivo, che io non condivido tantissimo, però vedo tantissime americane che lo usano, è tipo usarlo x volte, perché magari, ne so, sono prodotti che non usano mai, lo mettono nel progetto e dicono: io questo lo voglio usare almeno 10 volte nell'arco di questo progetto. Se fate così, e magari si tratta di un progetto rolling, lo usate 10 volte, poi lo levate, ne mettete un altro, lo usate altre 10 volte, lo levate, ne mettete un altro, lo usate altre 10 volte. Io di solito non lo faccio, però è comunque un ottimo modo per sfruttare di più la propria collezione, perché praticamente li andate ad usare a rotazione. Comunque in questo modo garantite una sorta di rotazione tra i vostri prodotti. E magari sì, non li finirete, se ne ruotate così tanti non li finite, però comunque li usate tutti, ed è comunque un buonissimo e giustissimo obiettivo questo, per mantenere alta la motivazione, perché adesso siamo all'inizio dell'anno, è normale, sì, voglio finire tutti i miei rossetti, sì! Ma ragazzi, tra 2 mesi vi butterete per terra piangendo, ma chi me l'ha fatto fare? Ve lo assicuro. Per mantenere alta la motivazione, quello che vi consiglio io è quello di fotografare e tenere traccia del progresso che fate, a seconda che voi decidiate di condividerlo sui social, per esempio, non so, sul vostro profilo Instagram, tutti i mesi pubblicate le foto che fate ai progetti per far vedere, per testimoniare quanto li state utilizzando. Io ho aperto il profilo Use It With Mimmi, tra l'altro seguitemi perché l'ho riattivato, l'ho ricominciato ad utilizzare proprio per quello, perché avevo bisogno di uno spazio dove poter pubblicare tutti i miei progressi, seguire tutte persone che facevano le stesse cose che stavo facendo io e motivarmi. Ma se non le volete condividere da nessuna parte, perché magari appunto non vi va, potete benissimo fare le foto e tenervele per voi. Però io vi assicuro che fare una foto di un prodotto, per quanto riguarda per esempio questo, no? Io faccio una foto adesso e poi, che ne so, tra un mese gliene faccio un'altra, tra 2 mesi gliene faccio un'altra, e vedere piano piano, fate il buco, poi si allarga, poi si allarga, poi si allarga, poi finisce. Vedere tutte queste foto in sequenza, vi assicuro che vi fa tenere altissima la motivazione. L'ultima cosa che vi dico, diciamo, per questa area di consigli è quello di essere realisti. Sappiate che, per esempio, i blush, gli illuminanti, quei prodotti là sono i più difficili da finire, sono quelli che di solito quando noi ci trucchiamo utilizziamo in quantità minori. Cioè, soprattutto i blush, ragazzi, ve lo assicuro, ci sono americane che ci mettono 2 anni per finire un blush, uno. Questo di Nabla, che lo vedete quanto è usato, cioè è veramente tanto 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 usato, ma io ci ho messo un botto per arrivare a questo stato. Siate realistici, cioè non è che mettete nel progetto 4 blush e dite alla fine dell'anno tutti li avrò finiti, no, perché poi è normale che quando arrivate alla fine dell'anno e non avete raggiunto quell'obiettivo ci rimanete male, oggettivamente, no? Magari le matite, col fatto che si temperano, finiscono un po' più velocemente. I correttori di solito, a me per esempio il prodotto che proprio mi mangio, cioè quello che finisce più velocemente di tutti. Capisco anche che se è la prima volta che fate project pan e smaltimento prodotti, non avete idea di quanto potete impiegare per finire o per raggiungere quell'obiettivo. Il mio consiglio è quello di partire bassi con le aspettative, perché poi se lo superate l'obiettivo sarete sicuramente più contenti. Però anche quello magari di andare a sbirciare su Instagram con gli hashtag Project Pan, vabbè, ve ne scrivo alcuni qua, andare a sbirciare i profili degli altri, quello che fanno gli altri, per capire effettivamente, no, le tempistiche eccetera. E ricordatevi sempre che stiamo facendo una cosa per divertirci, non deve essere una tortura, non deve essere una forzatura. Quindi se vedete una persona che in un anno riesce a finire 2 blush,
buon per lei, io per esempio non ce la farei mai. Va bene così, cioè non è che mi dispero. Per concludere il video, che sarà durato 25 anni e mezzo, quanto la mia età, vi faccio degli esempi di tipi di progetto che sono famosissimi. Vi linko nell'info box due gruppi, tutti i gruppi Facebook a cui io sono iscritta e che io sinceramente, se avete ancora Facebook, vi consiglio di iscrivervi perché sono dei gruppi dove magari si organizzano i progetti, vi potete unire a queste persone e poi nei vari mesi confrontarvi, appunto, condividere magari anche lì i vostri progressi, eccetera. Sui gruppi Facebook è dove io personalmente ho scoperto i primi progetti famosi, perché ce ne sono, diciamo, certi che sono abbastanza standard, in questo caso perché è il 2021, 21 prodotti nel 2021. L'anno scorso c'era 20 prodotti nel 2020, 19 prodotti nel 2019, 18 prodotti nel 2018 e via dicendo. Ovviamente più si va avanti e più la cifra aumenta e il livello, insomma, inizia a essere difficile. Se siete alle prime armi, io il 21 prodotti nel 2021 ve lo sconsiglio perché 21 prodotti possono essere tanti e possono spaventare. Nessuno vi vieta di inserire nel progetto un po' di make-up e un po' di skincare. Un po' di make-up, un po' di skincare, un po' di haircare. Magari ci sono anche prodotti skincare che non usate mai, che volete utilizzare di più e potete benissimo metterli nel progetto. Non è che dovete fare i progetti solo sul make-up, attenzione. Un altro progetto super famoso è quello dei 12 prodotti in 12 mesi. Alla fine dei 12 mesi dovreste averli finiti tutti. Fine. Poi c'è il classico dei classici, il Pundit Palette. Vi prendo una palette, la prima che avevo davanti, che ho utilizzato un po' oggi per truccarmi, per farvi capire. Il Pundit Palette è praticamente un progetto che si concentra solo su una palette e l'obiettivo sarebbe quella di finirla. Mi viene il batticuore ogni volta che vedo le foto della gente perché non capisco veramente come fanno. Questo è veramente hardcore. Se pensate di non riuscire a finire una palette per intero, potreste avere come obiettivo quello di bucare tutte le cialde, quindi sarebbe un le ho usate tutte tante, non così tanto da finirla. Potrebbe essere un compromesso. Prendo di nuovo il mio rossettino del cuore per raccontarvi un altro tipo di progetto, che questo l'ho scoperto su un gruppo di americane che sono le Fantastic Ladies, che è il lip service. Quindi si sceglie, non mi ricordo quant'è il numero, però un X numero di prodotti esclusivamente labbra, che possono essere matite, gloss, rossetti liquidi, rossetti stick, volumizer, burro cacao, qualunque tipo di prodotto labbra. E si scelgono 10 prodotti, si finiscono tutti quei 10 prodotti solo prodotti labbra. Diciamo che il classico dei classici, penso, da quello che ho capito, perché non è che esiste una fonte ufficiale che vi spiega il Project Pan, ognuno ha la sua versione dei fatti, perché è una cosa nata così dagli utenti sui social. Mi sa da YouTube è nato, non vorrei dire una cavolata, però il classico dei classici dovrebbe essere quello dei 10 prodotti. Ne scegliete 10 e vi date un tempo, non credo che esista un tempo prestabilito, vi date voi un limite. Questo potrebbe essere un ottimo inizio. Andando sempre più nello specifico, entro i gruppi Facebook potete trovare altri progetti che sono organizzati dai gruppi Facebook e quindi diciamo che le regole ve le danno più o meno loro. E potete trovare dei progetti un po' più divertenti, tipo progetti stagionali, solo i 3-4 mesi dell'inverno, i 3-4 mesi della primavera, solo in estate, solo in autunno, per dirvi. Fidatevi che ho visto certi progetti di una creatività allucinante, cioè veramente roba da nerd, ragazzi, non sto scherzando. Per esempio, non vorrei sbagliarmi, ma sul gruppo sempre delle Fantastic Ladies avevo trovato un progetto che dura tutto l'anno dedicato ai prodotti rosa. Si chiamava tipo 50 Shades of Pink e praticamente nelle regole ci stava scritto che bisognava inserire nel progetto solo prodotti di colore rosa. Mi si è tipo un attimo spenta la fotocamera perché si è riscaldata, visto che sto parlando tantissimo. Comunque, in sintesi, molte volte, secondo me, però è una mia opinione, cioè un'opinione personale, i progetti troppo tematici come questi potrebbero essere un po' controproducenti perché vi andate veramente a ingabbiare in una cosa super 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 specifica e perdete di vista magari il vostro obiettivo primario, che è quello che ci siamo detti a inizio video, e magari era quello, che ne so, di focalizzarvi i prodotti non cruelty free, e magari tipo voi di prodotti rosa avete tutti i prodotti cruelty free e quindi diciamo che è un controsenso. La scelta del progetto comunque rimane una scelta super 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 super
soggettiva. E vi faccio anche un annuncio speciale: nel prossimo video, che sarà l'ultimo di gennaio, vi farò vedere i prodotti che io voglio consumare di più, quindi quelli che voglio finire, quelli che vorrei bucare, eccetera eccetera eccetera. Vorrei lanciare un progetto, cioè scritto da me, pensato per le persone che non hanno mai fatto project plan, per le persone che magari si stanno un po' spaventando perché hanno paura di non farcela, eccetera. Io sicuramente farò quello e ne farò altri, perché si possono fare più progetti in contemporanea, nessuno ve lo vieta. Vorreste sicuramente fare il progetto della palette e il progetto dei rossetti in contemporanea, tanto non sono cose che una esclude l'altra, non è che se vi truccate gli occhi non vi truccate le labbra, capiamoci bene. Quindi sono super contenta, sto ancora definendo alcune cose, chi vorrà si unirà a me in questa nuova esperienza. Io spero vivamente che questo video non sia stato pesante, che sia stato comprensibile. Tutti i video che vi ho citato, i gruppi Facebook eccetera, tutti linkati nell'info box. Vi lascio anche giù nell'info box, sorpresa, un freebie, cioè una cosa che ho fatto io e ve la sto regalando, come ho fatto per l'inventario, che è una sorta di checklist che vi dovete scaricare, dove ci sono secondo me tutti i passaggi fondamentali che dovete fare prima di iniziare a fare un progetto, qualsiasi esso sia. Sono super contenta perché ho pensato che comunque il video potesse essere utile a tanti, però potesse anche essere utile avere una sorta di documento che riassumesse tutto quanto, che potete insomma scaricare e tenere per voi. Spero insomma che la cosa vi faccia piacere. E nulla, mettete like se questo video vi è piaciuto, scrivetemi giù nei commenti se quest'anno inizierete a fare smaltimento prodotti, oppure se non siete ancora sicure, oppure se questo non è il vostro primo anno ma già fate smaltimento prodotti. Iscrivetevi al canale per non perdervi altri video, perché sto programmando un sacco di video per la prima parte del 2021. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con questo piccolo emoji e io vi aspetto su Instagram e su TikTok, perché anche lì ho ricominciato a fare video. E dalla vostra Mimi è tutto.